questo non diventa più materia di dubbio, che ci può stare, non ci può. Ho letto che se fai il vaccino mi cresce l'orecchio blu. No, ma il signore non è vero dove l'ha letto. Ma quando invece uno lo afferma e non lo ipotizza, diventa molto difficile anche confrontarsi. Questo è vero o no? Il medico è sì, io scrivo io, un mediatore, un traduttore, un facilitatore, lo deve essere, pur con tutte le difficoltà che abbiamo ambulatori in pieni, però questo è il tentativo, non è un nemico saccente, però è la persona preposta a fare quella cosa. Se non è capace, l'ospedale, l'SST lo butterà fuori, non so, però in termini generali la persona è preposta. Se non ci fidiamo più di nulla, diventa come se io salgo sull'aereo e chiedo al pilota, scusi, lei ha il brevetto, la turbina voi fate, il controllo semestrale e l'annuale, le gomme sono gonfie, quello dice, scendi o cosa, cioè, non è che poi è una vitaccia, perché io non mi fido del pilota, il pilota non si fida del geometra, il geometra non si fida del macellaio, perché ci ha dato le costine d'agnello o sarà la scimmia? Non, è giusto avere il dubbio, non è che uno non debba mettere, però il dubbio, ma il dubbio di tipo anche costruttivo, cioè uno dice, ho letto, ma una cosa che sono un po' troppo da sgrossare, ma almeno il dubbio, quando si va incontro alle affermazioni certe, allora.